La sindaca Virginia Raggi ha visitato Amatrice ed Accumoli e le popolazioni colpite dal terremoto dell'agosto 2016. Sono stati presentati 4 progetti finanziati anche con i fondi raccolti da Roma Capitale attraverso l'iniziativa di solidarietà Roma Adotta Amatrice. Saranno realizzati ad Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e Norcia. Libera dal Campidoglio la promozione online di artigianato, manifatture e gastronomia locali. Con una vetrina sul web dedicata al Made in Room si punta a valorizzare, sostenere e incentivare lo sviluppo territoriale, creando un punto di incontro tra produttori e pubblico internazionale. Firmata la convenzione tra Roma Capitale e i proponenti per la riqualificazione di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore. Dopo 15 anni l'amministrazione capitolina si riappropria di risorse, 17 milioni di euro, che saranno impiegate nel territorio del Municipio VIII per opere previste e mai realizzate. Avviata anche una fase di consultazione con i cittadini. Intesa tra Campidoglio e sindacati per la stabilizzazione delle maestre precarie delle scuole di infanzia e degli asili nido di Roma Capitale. L'accordo è finalizzato alla pubblicazione di un bando per formare una graduatoria unica del personale supplente scolastico. L'obiettivo è superare il precariato, dare certezza lavorativa e continuità didattica. Parte il 30 settembre con una festa aperta a tutti il progetto sperimentale Macro Asilo. Per 15 mesi, fino al 31 dicembre 2019, il Macro di Via Nizza si trasformerà in un vero e proprio organismo vivente, ospitale e relazionale. Un luogo di incontri di saperi, arti e discipline aperto alla città e alla collaborazione di persone ed artisti. Nuova vita per Villa Farinacci, ritornata a disposizione dei cittadini. Dopo 20 anni di abbandono ed un lungo lavoro di in sinergia con il quarto municipio, ha riaperto le porte al pubblico per una prima giornata culturale. Previste a partire da settembre altre attività artistiche come un festival in collaborazione con Fondazione Maxi. 4 nuove linee bus per il trasporto delle persone con disabilità. Grazie a questi nuovi interventi sale a 21 il numero delle tratte dove è garantita la presenza di bus dotati di pedane per la salita e la discesa dei passeggeri con difficoltà motorie. La Giunta Capitolina ha approvato la delibera per la riqualificazione del comprensorio Santa Maria della Pietà, che culminerà in un progetto urbano unitario. L'obiettivo è la valorizzazione di questo luogo attraverso lo sviluppo della sua vocazione socioculturale, grazie ad interventi di restauro e risanamento conservativo. Continua il lavoro di ripristino delle panchine nei parchi di Roma. Fino ad oggi sono state restituite circa 150 sedute. La maggior parte delle 20.000 nuove assi che servono per eseguire i lavori e che sono state già acquistate arriveranno dopo l'estate. Gli operatori del servizio giardini sono all'opera già dal mese di maggio.